Oggi ho proprio sforato che sono in pandan che non si può neanche dire. Allora, pantaloni presi l'anno scorso un po' a pinocchietto, presi da, oddio, dal giapponese che non mi ricordo più come si chiama. Un top regalato da Pina, preso da una produzione, non so il brand. Questo l'ho preso in un negozietto a 4 soldi, ma ho fatto tutta questa cosa per questa collana. Allora, questa collana è di produzione della mia amica Annalisa, che vive ad Hong Kong, che era stata qui in qualche video fa. E niente, mi ha fatto questa collana proprio perché non sapeva neanche cosa inventarsi di nuovo per me, per collane e affini, oddio, le disgrazie. E niente, è un lilla chiaro, ma c'è sempre il viola di mezzo e mi piace, non ho trucco. Questa sono e mi devo, lo smalto è una combinazione pandan, ma è solo un caso e non mi ricordo che cos'è, un OPI sicuramente, non ricordo cosa. Il mio tutto lilla vi saluta, ciao. No, non mangiare la carta non si mangia. E Nina, dove siamo stati? Siamo stati da Forever 21. Dove siamo stati? Nina vuole pizza. Nina vuole pizza, e lo so, ma non c'è. Invece io mangio nasi goreng. Goreng. Buono. Ho già iniziato, era più perfetto, mentre in Nina c'è un misto di cose assurde. Ok, comunque questo è il nasi goreng. E qui c'è tutta una carrellata di foto di famiglia di un venerdì sera, pomeriggio, finito a sera, nato per caso, e abbiamo fatto il battesimo di Tanina Forever 21 al Bund con una cena bellissima, finché lei è crollata. Voleva la pizza, ma non c'era, e quindi, ma era felice lo stesso, e noi felici con lei. Ma sono in outfit hippie, purtroppo non posso riprendermi, ma questa è la collana che sono ritornata da Forever 21.
e ho trovato questa collana che è lunghissima, guardate quanto è più hippie di così, e l'ho messa con dei pantaloni a zampa d'elefante. Si vede. Sono di uno stilista, le ho già indossate, l'anno scorso, 2 anni fa. Sono di uno stilista inglese che vive a Bali, e presi questa per un altro paio, hippie, e poi non ho trucco se non il Russian Red. Come dice Sunny, molto parisien, parisien hippie. Dove porto le grandi case, e qui al top c'è solo il mio tavolo, qui ci sono altre persone, questo è il verde magnifico di questo sabato, questa è la strada che ci sono facili. Sei da sola qui, amore. Non sei da sola. Per Elisabetta. Ricotta. Io e mia sorella. Ma siamo proprio uguali, identiche, meno zigote. Erano un po' tutti un po' dei clienti
di questo magnifico posto che si chiama Ginger, peraltro, un bar bellissimo appunto che si sviluppa su tre piani con tre terrazze di oro su in alto. E questi bimbi sono meravigliosi. Tassinaro mi ha prestato il suo telefono dove c'è tutta questa musica. Sì, sì, Nia, si sa. Sì, sì, Piolia. Carino che è stato. Ho questo da stamattina e sono le 6, ho mangiato. Niente, proprio sono lucida perché ho preso un mist di Miss Free, quel brand che ho preso anche le maschere. Al green tea e non so che altro, e l'ho spruzzato adesso mentre ero al letto. Lui è carino, perché io sentivo questa musica, perché gli dicevo, cioè, alza un po' la radio, e invece no, mi ha dato il suo telefonino. Mamma mia. Ok. Un sacco. Passerotto dentro la veranda, povero cucciolo. Come faccio? Oh signore, è andato a finire dietro il mobile. Oddio, non riesce. Come faccio? Come faccio? Ho aperto la veranda, ma... Cip, 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 cip! Oh, signore! Non fa nulla. Gli ho aperto tutte le due vetrate adesso. Non sono la camicia da notte. Questa è solo che copro un neo che mi dà fastidio. Oh, signore mio. Cucciola, come si fa? Io gli ho aperto tutto qua adesso. Cucciola, cucciolo. Eccolo. Oh, signore, è andato dietro la... Ma che volesse rimanere con me? Eccolo! È volato, amore! Te l'ho dato la libertà! Che meraviglia! Cosa? La prima volta in vita mia che mi trovo con un passerotto che... imprigionato da me. Oh, sì. No, imprigionato involontariamente da me. Mannaggia. Meno male che Allegra non era... Vabbè, ma non sono i cagnetti che hanno problemi tutto il giorno dentro casa. È un caldo bestiale, bestiale proprio. Sembra che mi devo guardare i capelli. Dio mio. Un'umidità che si appanna... Ci sono i grilli che rompono i marroni. Chiudiamo qua. Niente, non ho messo il naso fuori di casa. Il naso fuori di casa non se ne parla proprio. Addirittura, sì, passando da fuori a dentro, c'è... si appanna il tutto. Ciao ragazzi. Io che ho combattuto con il passerotto, ho dato la libertà a un passerotto. Allegra, amore, c'era un passerotto. Voleva stare con te, forse. Che tenero.